Uno dei sintomi più comuni di debolezza o malattia nelle piante è che le loro foglie ingialliscono, in parte o nella loro interezza. Questo sintomo può nascondere molti problemi diversi. In questo video di Ecologia Verde spieghiamo gli 8 possibili motivi per cui le foglie gialle appaiono sulle piante. Iniziamo! Irrigazione eccessiva. Quando tutte le foglie della pianta o un gran numero di esse assumono regolarmente un colore giallo intenso, è molto probabile che abbiamo innaffiato troppo la pianta o che il substrato o il terreno non offrano un drenaggio adeguato. Se tocchi il terreno e ti sembra bagnato e incrostato, devi aerare il terreno mescolandolo e applicando terreno sabbioso alla miscela. 2. Mancanza di irrigazione. Se le foglie ingialliscono con una consistenza rugosa e l'intera pianta sembra cadere e perdere forza, molto probabilmente ha bisogno di più acqua. Quando una delle tue piante ha subito una grave siccità, non annaffiarla eccessivamente. Immergi invece l'intero vaso in acqua per alcuni minuti. Quindi lascia defluire il terreno in eccesso. 3. Terreno povero. Le piante hanno bisogno di minerali e sostanze nutritive come azoto, fosforo e potassio. Quando i nutrienti nel vaso sono esauriti, la pianta inizierà a ingiallire. Se ciò accade, dovresti trapiantarla o applicare del compost al terreno. 4. Eccesso o mancanza di luce. Alcune piante non sono preparate a resistere all'esposizione diretta dei raggi solari, specialmente nei climi dove brillano molto intensamente. Se vedi foglie che dovrebbero essere verde scuro iniziare a ingiallire, sposta la tua pianta in un luogo più ombreggiato o dove è protetta almeno dalle peggiori ore di sole. Può anche succedere che la pianta non riceva abbastanza luce e non riesca a svolgere la fotosintesi. Questo caso si può differenziare dal precedente in quanto qui le foglie adotteranno un colore più bianco che giallo. Quando ciò accade, sposta le tue piante in un'area più luminosa o se non puoi, considera l'acquisto di una lampada per piante. Prima di continuare, ti mettiamo alla prova. Qual è il nome del processo che fa ingiallire le foglie delle piante? A. Oidio. B. Clorosi. C. Muffa. Pensaci bene, perché alla fine del video potrai verificare se avevi ragione. Se hai notato anche delle macchie nere sulle foglie delle tue piante, ti consigliamo di guardare il video che ti lasciamo sulla scheda. 5. pH improprio. Molte piante hanno bisogno di un terreno con un certo livello di acidità. Quando questo non viene raggiunto, la pianta non sarà in grado di assorbire il ferro di cui ha bisogno dal terreno e inizierà a ingiallire. È possibile ottenere strisce o sette per misurare il pH del terreno e poter così valutare quali sostanze o materiali è necessario aggiungere per aumentarlo o ridurlo a seconda delle esigenze specifiche della pianta. 6. Clima freddo. Alcune piante possono sperimentare ondate di freddo mostrando macchie gialle sulle foglie, anche quando si trovano in climi adatti alle loro specie. Tipicamente si verifica soprattutto nelle piante che non sono abituate a queste condizioni, poiché sono state allevate in serre o aree più calde. Se ciò accade, ma le condizioni climatiche restano all'interno di quelle consigliate per la pianta, non preoccupatevi, quando arriveranno i mesi caldi si riprenderà. 7. Correnti d'aria. Ci sono piante d'interno che non dovrebbero trovarsi in luoghi esposti regolarmente a correnti d'aria. In questo caso vedrai che le punte delle sue foglie si seccano o ingialliscono e la pianta potrebbe perderle. Quindi, se hai notato foglie gialle sulle piante d'appartamento, cambia semplicemente la loro posizione in un luogo più riparato. 8. Arrivo dell'autunno. Se la pianta non è sempre verde, con l'arrivo dell'autunno le sue foglie diventeranno gialle o marroni e infine cadranno. Ovviamente è un processo naturale che non indica che ci sia qualcosa che non va. E tornando alla domanda che ti abbiamo fatto prima, ci hai pensato? La risposta corretta è B. Questo processo che fa ingiallire le foglie è chiamato clorosi e si verifica quando le piante, per qualche motivo, smettono di produrre clorofilla, che è la sostanza che dà alle foglie il colore verde. Dicci, sai già quale potrebbe essere il motivo delle foglie gialle della tua pianta? Alla prossima volta, ecologisti!